a tutti, mi chiamo Francesca Ciardiello e sono una giornalista di Amore a Quattro Zampe, una testata giornalistica online che si occupa di dare informazioni a tutto tondo sul mondo degli animali. Oggi ci troviamo in compagnia dell'avvocato Giada Bernardi, buongiorno, Buongiorno, ciao a tutti. Ciao, e dell'avvocato Aurora Luprete, buongiorno. buongiorno a tutti. Cofondatrici dello studio legale Giustizia Animale, attualmente sito nelle sedi di Roma e di Catanzaro. Esattamente, Giusto. abbiamo unito le nostre forze. Su tutto il territorio italiano, tra l'altro. Piano piano, Sì. si spera. Allora, ci diamo del tu. Certo. Allora, mi rivolgo ad entrambe. Quando è nata l'idea di uno studio che si occupasse solo di proteggere i diritti degli animali maltrattati e abusati? Diciamo che con Giada ci siamo conosciute in occasione dell'uccisione del cane Angelo. È già nata una forma di armonia tra di noi, tipo l'amore che accomuna per gli animali, che poi accomuna anche i cuori delle persone. Ci siamo subito conosciute e ci siamo trovate benissimo. Ed è un'idea comunque che è nata immediatamente dopo. Proprio per questo amore immenso che abbiamo nei confronti di tutti gli animali e non solo dei cani e dei gatti, perché gli animali sono tutti uguali, non esistono animali di serie A né animali di serie B, meritano tutti la medesima tutela, anche quelli che finiscono purtroppo sul piatto delle persone. E per cui abbiamo avuto questa idea già da subito, fomentata però da Giada. Perché lei poi è il lato proprio attivo della situazione, è lei quella che proprio poi l'ha presa di punta, dobbiamo unirci, dobbiamo fare questo studio, dobbiamo combattere, per cui diciamo che l'idea poi è diventata più sua Ma io e direi che abbiamo creato questo studio. l'idea è stata di tutte e due, è vero, come ha detto lei, quando ci siamo conosciute, sai quei rapporti empatici immediati di pancia? Anche perché lei fondamentalmente siamo caratterialmente molto simili, siamo tutte e due impulsive, determinate, lei molto spesso è più forte di me, è lei a volte che tira, quindi diciamo che ci interagiamo perfettamente. E parlando parlando... Compensate perfettamente su alcuni aspetti. Brava. Assolutamente, assolutamente, cioè dove magari ho una lacuna io, interviene lei. Quindi questo è un sodalizio sia professionale che personale a livello di amicizia molto forte. E che abbiamo detto, visto che da tanti anni ognuna di noi sta facendo questo percorso insieme, perché non unirlo? E dopodiché a febbraio, proprio in occasione di San Valentino, mi pare fosse il 13, se non sbaglio, abbiamo dato i comunicati Sì. stampa, abbiamo detto Quale facciamolo e siamo partite. occasione migliore dell'amore per gli animali? Esatto. Volevo chiedervi, il progetto di uno studio legale dedicato alla difesa degli animali è nato quindi dall'idea di una delle due e poi avete unito il consulente oppure conoscevate già questa persona ed è stata un'idea comune di tutte e tre? Diciamo, io Gregorio, io lo conoscevo prima di Aurora, Gregorio è una persona con cui io lavoro da molti anni. Lui aveva l'intenzione di fare una struttura di questo tipo e peraltro il suo supporto è molto importante perché come consulente investigativo lui va ad indagare in quegli aspetti che per noi sono fondamentali a livello processuale e che lui come investigatore può andare a scavare meglio. D'accordo? Ah, Diciamo che è un braccio tecnico assolutamente importante. Dopodiché ha conosciuto Aurora e ci siamo trovati perfettamente in sintonia tutte e tre. qui ve l'avrei chiesto successivamente, infatti, il ruolo appunto dell'investigatore, del consulente investigativo. Il consulente investigativo è fondamentale e anche perché ti fornisce quegli elementi che poi servono durante il processo, sia penale che civile, ti scopre quegli aspetti nascosti che magari per un consulente che ha un'esperienza maggiore sul campo investigativo è più semplice reperire, giusto, Aura? Sì, servono ai fini della formazione della prova, cioè per dire, molte volte capita che nel momento in cui si verifica un episodio di maltrattamento, alcuni dettagli possono restare ignoti, del tipo, che ne so, a volte abbiamo molte difficoltà nel identificare chi è il reale autore del reato.
Ecco là allora che interviene un'attività suppletiva, ma non meno importante a quella nostra, perché qual è il ruolo dell'investigatore? Fornire al legale quelli che sono gli elementi che verranno portati ai fini dell'accertamento della responsabilità del reo. Il ruolo di Gregorio, dell'investigatore, è proprio questo: coadiuvare il legale ai fini della formazione della prova, che ne so, raccogliere testimonianze di chi effettivamente poi ha assistito all'atto di crudeltà o maltrattamento, identificare eventuali testimoni, avere una reale cognizione dei luoghi dove si è verificato l'episodio di maltrattamento. A questo serve l'investigatore, che poi è il ruolo che effettivamente l'investigatore ha. Sia anche in ambiti processuali che non hanno ad oggetto solo gli animali, ma che hanno ad oggetto anche le persone. È una figura molto importante che ha trovato rilevanza in questi ultimi anni in tutti gli aspetti, e in sede civile e in sede penale, e laddove si tratta di animali e laddove poi si tratta di vicende che hanno ad oggetto anche le persone. Questo è il ruolo che ha l'investigatore: coadiuvare il legale nella formazione di quelle che sono le prove che poi dovremmo noi portare in giudizio ai fini di fare acclarare la responsabilità del reo. E serve per formare la prova, quello è. Forniamo la prova tramite Avere prove l'investigatore. indagini, insomma. Cioè, se vogliamo dirla in modo molto più semplice, la sua funzione, senza che questo sminuisca quello che è il suo ruolo, però, è di una raccolta dati, ci coadiuva nella raccolta dati. Fondamentale, direi. È fondamentale, certo. Quindi voi vi occupate di difesa sia legale sia giuridica. E Diciamo potete che dirmi la differenza tra le due? partiamo dal presupposto che non esiste una differenza tra legale e giuridico, perché l'assistenza legale inevitabilmente comporta una valutazione giuridica del caso che ci viene prospettato, per cui non esiste una differenza tra legale e giuridico. Facciamo la valutazione giuridica e dalla valutazione giuridica di quell'episodio poi ne deriva l'assistenza legale. Se poi vogliamo comunque cioè specificare o meglio ravvisare una differenza a livello dottrinale, l'assistenza legale è quella che noi forniamo nel momento in cui ci viene segnalato un caso di maltrattamento, ma previo studio di quelli che sono i profili giuridici del caso. Un giudizio non esclude l'altro. Se poi vogliamo parlare proprio di giuridicità, potremmo comunque dire che l'assistenza giuridica dov'è che si rileva? Laddove il nostro intervento non si limita soltanto a prestare attività legale, ma a cercare di fornire anche un'interpretazione delle norme che deve comunque prescindere da quella che ci viene fornita dal codice, perché la norma è soggetta ad interpretazione. Alcune volte una norma non viene interpretata per come dovrebbe esserlo. L'intervento giuridico, l'assistenza giuridica non esclude nemmeno che noi legali possiamo intervenire anche con interventi più pregnanti, che significa proporre referendum, proporre la modifica di norme, proporre, che ne so, la modifica di alcune norme. E da questo punto di vista, noi abbiamo formulato, per esempio, se proprio vogliamo parlare di assistenza giuridica, abbiamo preparato alcuni quesiti, 5 requisiti per un referendum. E c'è anche in progetto una proposta di legge che dovrebbe essere finalizzata alla revisione di alcune norme in materia di civilistica, perché purtroppo per il codice civile gli animali sono oggetti, sono cose, e in tal modo vengono considerate anche a livello penale. Per cui l'assistenza giuridica è anche quella: preparare degli interventi e dei progetti di legge che possano comunque condurre ad una visione diversa dell'animale, che non è un oggetto ma è un essere senziente. Il codice invece noi ce lo ritroviamo nel codice: gli animali come vengono considerati al pari di res. Per gli animali, per il codice, gli animali sono delle cose. Il codice civile va modificato, e in questo senso possiamo parlare di assistenza giuridica, modifica di norme.
Questo è, però i due termini legali e giuridici non possono essere considerati distinti. L'assistenza legale prevede e non deve escludere una valutazione giuridica del caso. Sono connessi i due termini. Mentre se vogliamo parlare di assistenza giuridica è essere proprio attivi a livello di iniziativa legislativa, chiedere modifiche del codice, proporre referendum, tutto quello che può comunque comportare ad una disciplina a livello codicistico diversa rispetto a quella attuale e che non veda gli animali come cose, ma come esseri senzienti a tutti gli effetti. Questo è una lotta continua, quindi in continua evoluzione. È una lotta continua, sì, perché purtroppo la visione dell'animale è antropocentrica oggi, non abbiamo una visione diversa, c'è una scala, prima l'uomo e poi l'animale, non dovrebbe essere visto così, quantomeno alla pari, perché sono in grado di provare gioia e dolore come tutti noi. E questo troppo spesso viene dimenticato. L'ecosistema, non rispettiamo l'ecosistema. Se dessimo valore ad ogni essere che fa parte della natura, forse avremmo più rispetto, perché a ruolo inversi gli animali ci direbbero: guardate che siete stati voi ad invadere i nostri spazi e non noi. Contrario, certo. E infatti, esatto, durante il lockdown ne abbiamo avuto la prova, la natura andava avanti, l'uomo era fermo. Questo è stato un messaggio forte. Noi purtroppo distruggiamo tutto quello che abbiamo, l'uomo è la bestia, l'abbiamo sempre detto, ogni giorno ce n'è una nuova, dico io, sono due, maltrattamenti, abusi, illeciti civili, però io dico sempre, questo loro lo sa, perché pensiamo allo stesso modo, che se mai piantiamo il seme, mai crescerà la pianta. Quindi piano piano si arriva, i cambiamenti non vengono fatti in un giorno, ma bisogna buttare solide basi. E costa tanto sacrificio, costa sacrificio interiore, costa, che è quello che poi ti massacra di più. Perché vedi cose che veramente, no, alcune cose neanche il peggiore film degli orrori, neanche il regista del peggiore film degli orrori potrebbe partorirle. Però infatti dobbiamo andare avanti. Appunto avrei chiesto questo, immagino che dal punto di vista appunto del coinvolgimento emotivo voi siate molto esposte, quindi c'è stato un caso che finora vi ha toccato particolarmente? Tutti, perché per noi sono tutti equipollenti, sono tutti importanti nello stesso modo, e mi permetto di parlare anche per lei, li abbiamo tutti nel cuore, e a volte è difficilissimo perché comunque ci piangi, perché comunque ti fa male e perché devi imparare a fare una cosa che è difficilissima, a trasformare il dolore in forza, perché l'orrore, se tu lo vuoi combattere, lo devi conoscere, per conoscerlo lo devi guardare. Io ti dico una cosa, ci sono delle cose, e questo non mi vergogno di ammetterlo, ci sono delle cose che io non riesco a guardare, proprio non ce la faccio, e quindi dico a lei, guarda tu, perché non riesco, anche in questo noi siamo perfettamente compatibili, lei per molte cose è assolutamente molto più forte, nel senso che è molto più corazzata di me, e lei poi si massacra dentro e magari non me lo dice, però è, mentre io piango magari come una fontana, lei mi tira e mi dice no, ci penso io, e questo la ringrazio perché è un supporto prezioso, io non ce la farei molte cose, è vero, lo sai che è così. Lo so, è così. A volte egoisticamente le dico fallo tu, perché io so che non ce la faccio, e allora interviene lei, che poi magari dà una testata al muro dopo che l'ha visto, ma non me lo dirà mai. È il compito più arduo. E quindi ecco, per questo riusciamo a camminare molto bene insieme, fra noi non c'è competizione, arrivo prima io, lo faccio, si fa tutto insieme, si fa tutto a metà, nel bene e nel male, ed è un supporto continuo. Quindi l'obiettivo è comune. Che bello. Giada, ti consiglio di metterti sempre un po' di più alla sinistra, così ti vede meglio. Così? Sì, scusate, c'è la luce che viene a destra. Ecco, non mi muovo. Volevo chiedere, dal punto di vista economico, a quanto ammontano le spese legali per difendere gli animali e chi le sostiene? Le sosteniamo noi. Ecco, lo immaginavo. Allora, guarda, giustizia animale non è una onlus.
È uno studio regale a tutti gli effetti e come gli studi, tutti gli studi regali ci sono dei costi anche di spese vive. Ora è chiaro che essendo un settore molto particolare ed essendo la clientela molto particolare, spesso fatta da volontari, di gente che ha bisogno, i costi sono estremamente ridotti, ma ci sono. E qui ti faccio un esempio, noi se c'è da... Per alcune cose, per alcune persone che hanno veramente bisogno, non chiediamo i soldi. Se c'è qualcuno e ce li rimettiamo noi di tasca, magari c'è chi ha l'abitazione, la possibilità di accedere al gratuito patrocinio, al patrocinio a spese dello Stato. Per il resto sono costi estremamente contenuti e sono le tariffe minime ridotte del 50%. E oneri fiscali inclusi, quindi questo era l'accordo che avevamo preso, perché comunque è vero che è una missione, ma è altrettanto vero che è un lavoro e che comunque come studio ha i suoi costi, quindi non è un'associazione, ma ci sono veramente dei trattamenti particolari proprio per amanti degli animali. Dimmi se sbaglio, però se è così. No, è così. Non vengono applicate a cartelle. Insomma, diventa una missione, cioè più una missione, che anche se l'investimento professionale c'è come quello economico. Naturalmente, come dice Giada, trattandosi di fasce che purtroppo hanno anche delle esigenze economiche, non vengono applicate le tariffe, quelle che applichiamo nel momento in cui ci troviamo di fronte a altri tipi di clienti. Poi tieni conto che si tratta sempre di volontari che comunque sostengono da sé anche spese veterinarie e di mantenimento degli animali, per cui presentargli comunque una parcella normale significherebbe abbatterli del tutto, per cui anche là cerchiamo comunque di applicare, come ha detto Giada, ma già dall'inizio ci ha proprio funzionato così, viene applicato il minimo delle tariffe che viene anche ridotto al 50%. Ma non siamo una onlus, perché comunque c'è uno studio da mantenere, ci sono servizi di somministrazione di luce, telefono da pagare, per cui non siamo una onlus. Il ruolo del presidente dell'associazione Zampe che danno una mano? È completamente scisso, non c'entra. Zampe che danno una mano è un'associazione, Studio Regale Giustizia Animale è un'altra cosa. Non interagisco, cioè possono interagire nel momento in cui c'è da proporre una querela e quindi Zampe che danno una mano lo fa per il tramite dell'avvocato Aurora Loprete, che viene nominata difensore, ma Zampe che danno una mano e Giustizia Animale sono due strutture completamente staccate. Zampe è una onlus che si preoccupa di raccogliere gli animali, di curarli, di trovare loro adozione, di metterli in stallo. Giustizia Animale è una professionale. È altro. Beh, quindi un aiuto a 360 gradi in pratica. È un aiuto a 360 gradi che vuoi fornire. Come Zampe, sì, da una parte c'è Zampe che danno una mano, che esiste già dal 2014 ed è riconosciuta dalla Regione Lazio, che opera per la cura degli animali. Adesso ultimamente abbiamo preso dal canile di Muratella Tata, che era una cucciola di pastore tedesco, l'ultima di una cucciolata trovata a febbraio, rifiutata 3 volte perché cardiopatica. A Muratella sarebbe morta perché non ci sono i soldi per curarla, quindi noi insieme alle guardie del NOA abbiamo deciso di prenderla e siamo riusciti a curarla. Lei aveva un dotto arterioso pervio, una malformazione cardiaca congenita molto grave, è stata operata dal dottor Marchetti, guarita perfettamente, andata in adozione e siamo riusciti a pagare le spese veterinarie grazie al supporto di tante persone che hanno donato. Abbiamo saldato la fattura della clinica, pubblicato tutti gli estratti conto e PayPal e ogni centesimo che è entrato per Tata è stato speso. Quindi Zampe che danno una mano opera in questo modo. Giustizia Animale è un'altra cosa completamente. Beh, in un certo senso comunque il vostro studio riesce a dare voce a tutti coloro che chiedono giustizia per gli animali ma non sanno come fare. In che modo possono rivolgersi a voi? Allora, noi abbiamo i recapiti, possono scriverci all'email studiolegalegiustizianimale@gmail.com, possono scriverci sulla pagina Facebook o possono chiamare la collega Loprete o me, ci sono i numeri di telefono sulla pagina Facebook, ci sono sia i fissi che i cellulari di entrambe e anche quelli del dottor Ercoli. Perfetto.
Quindi è anche molto semplice contattarvi, insomma, qualora ci sì, sono, certo. Sì, ma oramai utilizzano anche le PEC. Sì. Abbiamo perso... Sì, perché stavo ricevendo una telefonata. Cioè, oramai ci contattano anche sulle PEC, nel senso che... ne arrivano, ci contattano, poi alla fine sanno come contattarci tra la pagina che comunque presenta tutti quelli che sono i riferimenti, accedono anche, ci contattano via PEC. Perfetto. Perché noi facciamo via, quindi sanno dove trovarci. Quindi voi siete le responsabili degli studi di Roma e Catanzaro. Qual è il vostro appello per far sì che nascano anche studi del genere come il vostro in più zone d'Italia? Perché il vostro lavoro è importantissimo. Cosa dite se vuole intraprendere questa avventura? Amate gli animali, oppure iniziate ad accoglierli in casa, perché quando li accogliete, là capite tutto l'amore che vi possono dare, capite che provano gioia, provano dolore come tutti noi, apprezzateli e proteggeteli, fatelo davvero con tutto il cuore. Cioè, se conoscete gli animali imparate anche a non volerli vedere soffrire. Cioè, il dolore che prova un animale è lo stesso di quello che proviamo noi. Andate nei canili, andate negli allevamenti, andate per strada, fatele queste cose, perché se siete state con le vostre mani e col vostro cuore il dolore di un animale, allora là siete voi stessi che, aprendo il cuore, vi offrite per proteggerli. Dovete conoscere gli animali. Andate nei canili, quindi, andate nei canili, nelle colonie feline, andate dove ci sono gli allevamenti degli animali che vengono comunque da reddito, andate negli allevamenti dove ci sono gli animali da pelliccia e li dovete guardare, provate a guardare negli occhi un animale e là, da là deriva poi la conseguenza è che non volete vederli soffrire e quindi imparate anche a proteggerli. Esatto, e soprattutto adottate e non comprate, che ne sono pieni, adottate. Fatevi questo regalo, vi dico sempre che è il regalo più bello che uno si possa fare, con consapevolezza, perché comunque è un sacrificio, è un costo, adottate con consapevolezza e veramente la vita vi cambia, assolutamente. Il sacrificio che richiedono, che poi è veramente limitato e non si chiama sacrificio, ma di fatto non lo è, ti ripaga in miliardi di modi, quindi veramente adottate, la vita cambia. Sì. Non giretevi mai dall'altro lato, la cosa importante, se vedete un animale soffrire, non giretevi mai dall'altro lato, aiutateli perché vi saranno a vita riconoscenti.